Ha ora la parola l'onorevole Parentela. Grazie Presidente. Un popolare film, parlando del meridione d'Italia, diceva: quando vieni al sud piangi due volte, quando arrivi e quando parti. Per la Calabria è diverso. Un cittadino che deve arrivare in Calabria piangerà tre volte, quando arriva, quando parte e durante il Scusi, onorevole viaggio. Parentela. Grazie, onorevole Sanna. Quando arriva, quando parte e durante il viaggio. Un cittadino di Crotone oggi impiega mediamente 8 ore per raggiungere Roma, quando va bene, in treno, ed ha soltanto 6 soluzioni di viaggio nelle 24 ore, 4 delle quali tra le 6 e le 10 del mattino. E in tutte le soluzioni la costante è sempre una: almeno 3 cambi di treno. Prima un treno da Crotone a Catanzaro Lido, poi un treno o un autobus per arrivare alla Lamezia Terme, e poi finalmente un treno a lunga percorrenza verso Roma. Un cittadino di Roma che vuole passare le vacanze in Calabria, ad esempio a Soverato, può impiegare anche 11 ore, sempre se, quando gli va bene, per arrivare a destinazione. Per il viaggio in treno deve prevedere almeno 3 cambi. Un cittadino che parte dal Trentino, invece, per arrivare a Roma, ci mette solo 4 ore, con un treno diretto. Questa vera e propria odissea è dovuta a due motivi principali: l'abbandono e il degrado quasi totale della tratta ionica calabrese e i collegamenti quasi inesistenti fra la fascia ionica e la Lamezia Terme, principale nodo ferroviario per la Calabria centrale. Scusi, onorevole Parentela. Colleghi, io capisco che stiamo entrando in aula perché tra poco si vota, però non si vota proprio tra pochissimo e l'onorevole Parentela ha diritto di parlare con il silenzio che ha assistito tutti gli altri interventi. Quindi vi pregherei di abbassare il tono della voce. Grazie. Prego. Ho citato due esempi emblematici per descrivere la situazione dei trasporti in Calabria e la frustrazione a cui è condannato chiunque voglia viaggiare da e per questa parte d'Italia. La tratta ferroviaria che attraversa la costa ionica è praticamente a un solo binario di percorrenza. Attenzione, non un binario in direzione nord e uno in direzione sud. Uno e basta. È come se si fosse deciso di lasciare soli i cittadini che decidono di restare a vivere sulla costa ionica calabrese. È come se i governi di questo paese negli ultimi 30 anni avessero dato loro un messaggio cifrato, ma ben comprensibile: dovete muovervi dalla Calabria soltanto per emigrare lontano. Quelli che decidono di rimanerci sono costretti a farlo vivendo lontani dal resto del mondo, come se vivessero su isole del Pacifico, lontani 1.000 miglia dai primi segni di civiltà. Le ferrovie dello Stato hanno deciso di abbandonare la Calabria, che già per caratteristiche geomorfologiche è una regione in cui i collegamenti interni sono difficili. Basti pensare che la tratta Catanzaro-Lamezia Terme non è ancora elettrificata, eppure serve per collegare il capoluogo di regione con il principale nodo viario dell'intera Calabria centrale, distante solo 40 chilometri. Nella nostra mozione a mia prima firma abbiamo chiesto investimenti adeguati a garantire collegamenti ferroviari adeguati agli standard nazionali. Un dovere per questo Stato, un diritto per i cittadini che vivono nella fascia ionica calabrese, un diritto anche per gli operatori turistici, un diritto per la Calabria, terra stupenda che vuole mostrarsi al mondo ma che oggi è difficilmente raggiungibile. Matteo Renzi si fa il bello delle cifre del turismo in Italia. Ci chiediamo se sia questa la sua idea di turismo nel 2015, costringere i potenziali turisti a viaggi della speranza che scoraggerebbero chiunque. Passiamo agli aeroporti. La Calabria ne possiede tre: Crotone, Reggio Calabria e Lamezia Terme. Quello di Lamezia Terme è invaso dalle indagini che colpiscono i politici all'interno del CDA della SACA, la società che lo gestisce. Reggio Calabria e Crotone, invece, nonostante il governo li abbia inseriti tra i 38 scali di interesse nazionale soltanto po pochi mesi fa, rischiano la chiusura nel brevissimo termine, nel caso di Crotone addirittura a fine mese di ottobre. Nonostante siano arrivati qui, parlo di Crotone, tre aerei, e sono proprio tre di numero, non è un'espressione per dire pochi. I passeggeri sono aumentati del 1.143%. Insomma, evitarne la chiusura era semplicissimo, bastava mettere qualche volo in più per soddisfare una richiesta evidentissima. Questo governo cosa intende fare per salvare gli aeroporti della Calabria? Attendiamo risposte anche agli atti di sindacato ispettivi che abbiamo già presentato da diverso tempo. La Calabria ha infrastrutture viarie da medioevo, non solo perché sono scarsi i collegamenti a lunga percorrenza verso le città principali di questo paese. In Calabria sono difficili, quando non impossibili, anche i collegamenti interni. I comuni dell'entroterra sono praticamente irraggiungibili anche a causa dell'assenza di strade che possono raggiungerli. Il caso più emblematico
è quello della strada del Medio Savuto, che avrebbe dovuto collegare i comuni dell'entroterra catanzarese con Catanzaro, Lamezia Terme e con la Salerno-Reggio Calabria, quindi anche con Cosenza. Un'arteria stradale che avrebbe dovuto sostituire le vecchie mulattiere, oggi asfaltate, di epoca borbonica. Progettata sul finire degli anni 70, finanziata negli anni 80, e mai completata, tanto da essere soprannominata la strada che non c'è. Oggi, attraversando le montagne del Reventino, si vedono soltanto i resti dei cantieri, alcuni piloni alzati qua e là, come cattedrali nel deserto. Praticamente stiamo parlando di un ecomostro lungo chilometri. Nella mozione quindi abbiamo chiesto al governo il completamento di questa strada, che serve soltanto ai pendolari dei comuni, che serve non soltanto, volevo dire, ai pendolari dei comuni che dovrebbe attraversare, ma anche il rilancio economico dell'area, che possiede al proprio interno prodotti anche agricoli d'eccellenza che sono destinati a non poter raggiungere mercati più importanti proprio a causa dell'assenza di infrastrutture. Nel 2006 è stato chiuso al traffico il ponte sul Savuto, sulla statale provinciale 163/1, ex statale 18, nel comune di Nocera Terinese. Nel 2008 è crollato e da allora non è mai stato ricostruito. La strada provinciale in questione rappresenta l'unica alternativa alla statale 18. L'assenza di questo ponte provoca numerosi disagi ai cittadini e imprese della zona, rendendo quasi impossibili i collegamenti con i centri più grossi. Inspiegabilmente la Regione Calabria ha recentemente ridotto gli stanziamenti per la ricostruzione del ponte. La situazione è peggiorata dalle pessime condizioni in cui versa la statale 18 nei pressi del porto di Amantea. I lavori sono stati già appaltati, ma non si capisce per quali lungaggini burocratiche ne stiano frenando l'inizio. Nelle mozioni quindi abbiamo chiesto anche di attuare per le parti di competenza le opportune iniziative affinché in tempi rapidi sia ricostruito il ponte sul Savuto e si proceda alla messa in sicurezza della statale 18. La seconda arteria stradale, per importanza di tutta la Regione Calabria, è la famosa Statale 106, che collega Reggio Calabria con Taranto, soprannominata la Strada della Morte, per l'altissimo numero di incidenti stradali. Da qualche anno si sta procedendo alla costruzione della nuova Statale 106, con la lentezza che contraddistingue la costruzione di nuove opere in questo paese e in Calabria in particolare. Sui tratti già consegnati si continuano a ripetere crolli e piccole frane, che hanno aumentato esponenzialmente i costi di costruzione. Sono in fase di esecuzione nuove lotti. Abbiamo chiesto di impegnare il Governo a provvedere nel minor tempo possibile alla messa in sicurezza dei tratti esistenti e alla realizzazione dei nuovi tratti in tempi certi, rivalutando in alcuni tratti le analisi costi-benefici e riducendo al minimo l'impatto ambientale dell'opera. Passiamo ora al fiore all'occhiello delle infrastrutture calabresi, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, famosa in tutto il mondo per essere una brona autostrada, ma solo se ci trovassimo in un paese del terzo mondo nel 1930. Le promesse di rinnovamento dell'infrastruttura sono state il segno distintivo di ogni governo degli ultimi 30 anni e ovviamente non poteva mancare il governo Renzi, che ovviamente in perfetta continuità con i precedenti governi spende parole vuote come sui giornali, soprattutto come alta velocità, ponte sì e ponte no sullo stretto, finiremo la Salerno-Reggio Calabria in pochissimo tempo, un copione già visto e sentito troppe volte. Ad oggi la presenza dei cantieri permanenti sulla 3 ha raggiunto essenzialmente due obiettivi: regalare qualche battuta facile ai comici di Zelig e rimpinguare le casse dell''Ndrangheta, che grazie agli appalti e subappalti sulla 3 ha concluso i migliori affari. Vogliamo impegnare il governo per far sì che vengano presto ammodernati e ricostruiti i 20 km di tracciato che attendono ancora di essere completati, e vogliamo che vengano ultimati i quasi 99 chilometri che devono ancora essere cantierizzati. Le nostre richieste attengono ad una più attenta analisi sul rischio di infiltrazioni malavitose, sugli appalti soprattutto, anche sulla manutenzione, magari anche con l'aiuto concreto dell'ANAC. I recenti fatti di cronaca hanno visto anche la morte di operai che lavorano sui cantieri dell'autostrada. Ci spingono a chiedere al governo quindi che si assicuri un più attento controllo sul rispetto delle norme di sicurezza. Un'ultima vicenda è avvenuta appunto pochi mesi fa, l'ultimo episodio appunto con un giovane operaio che è cascato dal viadotto Italia e ha perso la vita. Ponte che poi tra l'altro è rimasto interrotto per diversi mesi e ha causato disagi in tutto il meridione. Noi giudichiamo, per quanto riguarda la famosa opera che doveva appunto nascere, sono stati spesi diversi milioni, parlo del ponte sullo stretto. È chiaro che abbiamo speso già milioni di euro solo per annunciare la sua costruzione, ovviamente figuriamoci quanto sprecheremo se volessimo veramente realizzare quest'opera. Noi su questo punto però non accettiamo la riformulazione del governo, noi vogliamo che sul ponte sullo stretto sia il Parlamento ad esprimersi.
Quindi chiediamo una votazione per parti separate sul punto che riguarda appunto il ponte sullo stretto. Noi chiediamo appunto che non venga fatto, che si chiuda una volta e per tutte questo capitolo. Se i governi passati avessero destinate quelle somme al miglioramento delle opere già presenti, alla costruzione di nuove infrastrutture in Calabria, oggi i calabresi non si troverebbero costretti a convivere con collegamenti da Medioevo. Lo sviluppo economico, sociale e turistico della Calabria passa attraverso la presenza di strade degne di un paese del XXI secolo in Europa. La Calabria è in ultima in tutte le classifiche relative agli standard di sviluppo ed è palesemente la regione più povera d'Europa, una regione che decresce di continuo e vede i suoi giovani fuggire via. Renzi vuole rottamare i piagnistei per il sud e intanto non ha mosso un dito per sanare una situazione grottesca. Non è credibile parlare di un piano per il sud quando in una parte d'Italia nel 2015 si viaggia come nel Medioevo. Concludo, Presidente. La Calabria potrebbe esportare molto altro, non solo le sue miglioramenti. È ora che il Governo e il Parlamento si rendano conto dell'attuale situazione insostenibile che questo e altri governi hanno causato in Calabria ed agiscono immediatamente per mettervi fine. Noi lo abbiamo già fatto e per questo sosterremo con convinzione la nostra mozione, certi che possa rappresentare il primo Grazie. Passo verso lo sviluppo della Calabria e di tutto il meridione d'Italia. Grazie. Grazie a lei. È scritto a parlare l'onorevole Censore. Ne ha facoltà.